Ragazzi, buonasera, siamo online per le prime interviste di UCC 01. Allora, volevamo ringraziare comunque tutti voi che vi siete iscritti a questa nuova comunque tipologia di competizioni e vogliamo comunque cercare di ampliare ancora di più quello che siamo riusciti a prendere, tra virgolette, per poter iniziare appunto il campionato nel migliore dei modi. Quindi cerchiamo di completare almeno 6-8 persone per categoria di peso per poi dare il via a quello che è il campionato reale. Questi tre incontri che appunto oggi appunto registriamo le interviste sono degli eventi promozionali che ci servono appunto per farvi capire cos'è l'Ultimate Calisthenics Championship. Quindi qualcosa Ok, che... sì. Sì, intanto Intanto buonasera a buonasera a tutti tutti quanti. quanti. Allora, quello che ha Allora, quello detto che ha detto Antonio, Antonio, cioè, cioè, in pratica ha praticamente detto tutto tutto quanto, quanto. e Voglio vorrei ringraziare ringraziare anch'io anch'io tutte tutte le le persone persone che che si si sono sono già già iscritte e iscritte e chi chi lo lo farà, farà, insomma. insomma. Tra Tra il il 15 15 marzo marzo circa circa scadrà, scadrà, insomma, insomma, le le iscrizioni. iscrizioni. Con Con 6-8 6-8 persone persone per per categoria categoria si si potrà potrà iniziare iniziare a a organizzare organizzare un un calendario calendario e e vedere vedere anche i anche i primi primi incontri incontri validi per per il il ranking ranking e e per per il il titolo, titolo, perché perché come ha come ha detto detto Antonio, Antonio, questi questi sono sono promozionali, promozionali, quindi quindi non non validi validi per per la la conquista conquista del del titolo titolo UCC. UCC. Volevo Volevo anche anche dire dire per per quanto quanto riguarda riguarda i i parametri parametri delle delle gare, gare, le le persone persone verranno verranno giudicate giudicate da da me, me, Antonio, Antonio, attraverso attraverso i i video, video, insomma, insomma, attraverso attraverso web, web, ma ma io e io e lui lui non non daremo daremo le le no no rep rep in in live, live, perché perché appunto appunto è è inutile, inutile, abbiamo, cioè abbiamo deciso che deciso fare che fare così è così è inutile, inutile, ma ma ci ci verrà verrà dato dato un un secondo secondo video video fatto fatto un un po' po' più più dettagliato, dettagliato, sempre sempre dagli dagli atleti atleti in in gara, gara, che che andremo a andremo a giudicare giudicare io, io, Antonio, Antonio, e e poi poi in in base base a a quello, quello, insomma, insomma, in in base base al al fatto fatto che che ci ci confrontiamo confrontiamo tutto tutto quanto, quanto, decreteremo decreteremo il il vincitore. vincitore. E E oltre oltre questo, questo, appunto, appunto, mi mi raccomando raccomando di di restare restare sempre sempre connessi, connessi, perché perché è è già già ufficiale ufficiale una una cosa cosa per per fine fine marzo, marzo, che che è è tanta, 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 tanta tanta roba. roba. Sono Sono due due main main event event per per fine fine marzo, marzo, sono sono già già ufficiali, ufficiali, hanno hanno accettato accettato già già i i quattro quattro atleti, atleti, e e quindi quindi vi vi consiglio consiglio di di restare restare live. live. Vogliamo, non lo so, iniziare appunto con le interviste con i ragazzi? Iniziamo con Iniziamo le con le interviste, dai. interviste, dai. Perfetto. Grazie Grazie comunque comunque per per essere essere qui qui e e soprattutto soprattutto grazie grazie per per aver aver accettato accettato l'incontro l'incontro sabato sabato 27 27 febbraio, febbraio, che che comunque comunque consideriamo consideriamo previsto. previsto. Come ho Come ho già già detto detto prima, prima, è è un un incontro, incontro, cioè, cioè, promozionale, promozionale, quindi quindi non non valido valido ad ad aderire aderire nel nel campionato campionato UCC. UCC. Però è una tipologia di gara, insomma, che potrete trovare una volta iscritti, insomma, nonostante noi abbiamo offerto la gara standard. Questa è una tipologia di gara, soprattutto nella vostra categoria di peso, che potete trovare. Quindi live 27 febbraio, sabato 7 febbraio, dalle 11 in poi. Si inizia con i due incontri e alla fine ci sarà il vostro incontro, che è il main event della giornata, insomma. Ok, allora io volevo partire con Enzo e ti volevo dire, insomma, che tu ti conosco già da un po', insomma, sei abituato a questa tipologia di gara, a fare circuiti, insomma. Quindi le tue prime sensazioni leggendo il circuito e sapendo che devi affrontare comunque un avversario tosto. Vabbè, Calcola calcola che che io e Matteo ci conosciamo da 2 anni più o meno, dalla prima gara con Luca a Roma. Più 2 anni circa, sì, penso di sì. di là, quindi siamo arrivati più o meno in finale assieme, se non di una prova tu, giusto? Più di una Sì, prova. E sì. alla fine i circuiti li conosciamo, lo conosciamo bene entrambi insieme. Per quanto riguarda i Barbarian, è comunque uno dei circuiti top a livello mondiale. Già per entrare a far parte di una famiglia così importante si sa che è un circuito tosto, però Esatto. per di più con l'aggravante del deadstop e la stanchezza, che ti devo dire, una delle prime stanchezze di fare squat in goblet con il cat, senza toccare il petto, quindi mantenendo solo con la forza del bicipite, è una delle cose
che ho trovato nelle gare di Lucca, quelle della Fit Express. Quindi sono comunque tosse. Nel momento che tu hai il bicipite stanco per i pull, per di più deadstop, comunque non stiamo parlando di un numerino piccolo, stiamo parlando comunque di 30 pull. Mantenere Mantenere comunque un comunque goblet un goblet squat, squat, personalmente personalmente so so che che sarà sarà uno uno dei dei problemi problemi maggiori. maggiori. Ok, faccio un appunto Ok, comunque faccio un appunto comunque per per tutti tutti e e due. due. Hai Hai detto detto bene, bene, ricordo ricordo bene bene che che il il circuito circuito è è ispirato ispirato dai dai barbarians, barbarians, nonostante i nonostante i 30 30 squat squat finali. finali. Hai Hai detto detto bene bene la la difficoltà difficoltà del del deadstop, deadstop, ma ma ovviamente ovviamente voi voi potete potete spezzare spezzare le le ripetizioni. ripetizioni. Cioè, Cioè, nel nel senso, senso, non non come come il il barbarians barbarians che che vanno vanno fatte fatte unbroken, unbroken, voi voi potete potete spezzare spezzare le le ripetizioni. ripetizioni. Sì, il calisthenics è Ecco. abbastanza difficile, chiuderlo tutto unbroken. Comunque un facsimile ispirato, cioè alla fine è la stessa scaletta, però è personalizzato. Cioè è quella. Sì, Allora, vabbè, ma io... parliamo di cose serie, cioè, ma chi vince tra voi due, insomma, adesso? Chi vince? Allora, tu calcola che Enzo, Enzo, tu agosto già l'hai battuto, Matteo. vabbè, sì, però che c'entra? È un altro circuito. Matteo, volevo chiederti una cosa. Matteo, Sì. ci sei, no? Adesso io, cioè, ti seguo comunque, ci seguiamo tutti quanti, ti vediamo mentre ti alleni e vediamo, insomma, che stai spingendo tantissimo col powerlifting, cioè un squat, stacchi, panca, numeri comunque anche molto Sì, alti. ultimamente sì, sono 2 mesi, quindi nell'endurance ho visto che comunque ho mantenuto qualcosa, però comunque fare tutti i circuiti, soprattutto anzi il Barbarian Desktop, a livello di fiato proprio ti stronca, ma proprio i circuiti in generale così ti stroncano, anche se proprio appunto vai a fare una gara è devastante, quindi tra l'ansia da prestazione, le rep e tutto è difficile, comunque sarà difficile, a Ok, prescindere. tu conosci però la tipologia di gara che stiamo offrendo noi, no? Quella là, appunto, o un RM pull o 32 kg, eccetera, dove ci sono anche le gambe, dove cioè, comunque vedo che stai spingendo. Cioè, il fatto che ti alleni così potrebbe essere anche un vantaggio per questa tipologia di In gara. Cioè, competizione, sì. in questo momento di gambe sei più forte di Enzo. Sì, probabilmente sì. Ho massimale 130 la singola di No, squat. Enzo Scott si è rovinato, ragazzi, cioè, veramente. Non me l'aspettavo, cioè. Però ha un altro metodo di allenamento, comunque dipende anche dal tuo obiettivo, ok? Quindi ci Sì, sta vabbè. quando si deve allenare gli obiettivi. Però ti devo essere sincero, cioè tu lo sai meglio di me, nel momento che spingi tanto nelle gambe e la gamba si ingrossa, nel momento Fatica, che... raga, fa molta fatica. Un po' ne risenti. Cioè, si sa, però vabbè, non deve essere una scusante, lo sappiamo, però comunque la difficoltà c'è, è Sì, inevitabile. sicuramente. Poi vabbè, loro l'hanno complicata appunto con i goblet squat, che comunque già ti sei ucciso con 30 pull deadstop, che Esatto. non sembra, però anche quel mezzo secondo, stare a braccio teso giù e poi ripartire per 30 colpi, dopo che ti sei spaccato di 60 dips, 50 dips, parli. Esatto, Sì, esatto. cioè, comunque so che questo circuito è tanta roba. Cioè, nonostante comunque siate atleti di alto livello nella vostra categoria, però appunto è stato fatto proprio per offrire, cioè, sia spettacolo che comunque mettervi davvero alla prova, perché sì, è un circuito di endurance, ma va fatto anche studiato, a mio sì. parere, a mio avviso, per Ma completarlo infatti nel mio tempo. è la stessa cosa che è capitato un discorso con un altro ragazzo pomeriggio di Instagram che probabilmente vi scrive perché vuol capire meglio, sto parlando a Luca e ad Antonio, come vengono svolte queste gare perché vorrebbe partecipare. Allora abbiamo avuto, diciamo, una discussione però amichevole sul discorso del Barbarian oppure facsimile del Barbarian a Deadstop. E io gli ho spiegato il perché del comunque si è voluto mettere questo circuito qua, perché comunque se si va a prendere una delle organizzazioni che sono ancora all'inizio come UCC, per sponsorizzare al meglio comunque devi prendere un circuito che sia all'altezza. Mo' che andiamo a prendere circuiti banali o meno classici, però più stupidi,
alla fine non si va a dare quell'impatto a pubblico che si vuole dare con un Barbaria maggiormente adesso. No, è vero, è vero. Cioè, sì, sì, è vero. Sì, e poi comunque il Deathstroke, vi dico la verità, cioè, sinceramente è stato inserito principalmente per avere un parametro più oggettivo, cioè nei confronti della gara che viene giudicata tramite video. E per evitare il rimbalzo. Perché una cosa è stare lì con voi, un'altra invece è giudicare da dietro, insomma, un telefono. Infatti, quindi cercherò di fare nel migliore dei modi, il secondo telefono che deve fare una registrazione più precisa. Ci deve essere comunque un impegno dietro, quindi chi vorrà partecipare, secondo me, al discorso gare in UCC, come la stiamo facendo noi, comunque si deve preventivare di avere una persona accanto che si mette lì, avere un'organizzazione della persona che registra per poi mandare un video parametrabile. Perché non che certo. Mi mandato un video che va a scatti o registrato male, cioè è un incontro che si va a buttare così. Questo è sempre per il discorso online, perché comunque noi contiamo di fare, una volta che passa questa situazione, di farli dal vivo in palestre affiliate o comunque in strutture che ce lo consentono. Allora, Enzo, dai, ti faccio un'ultima domanda, poi Matteo, se vuoi intervenire, puoi farlo, insomma. No, ti volevo dire che, come ho già detto anche a Matteo, questa è una tipologia di circuito endurance che sicuramente nella vostra categoria, cioè, ritroverete, insomma, in futuro, ma la tipologia che noi offriamo, appunto, quella standard, è quella con le zavorre, insomma, tra tirata, spinta e gambe. Mm-hmm. Noi sappiamo che sei forte dal punto di vista di circuito a corpo libero. Voglio chiederti: ti allenerai con le zavorre, allenerai le gambe per, cioè, comunque dimostrare di essere il migliore in questa categoria, insomma, di aspirare al titolo? Allora, tu calcola che comunque per aumentare i numeri in endurance le zavorre le devo fare per forza di cose. Poi comunque stiamo parlando di zavorre abbastanza accessibili, quindi 32 in pull e 48 in dips. Sì, vabbè, parlo io magari, Enzo, perché appunto lo so. Alla fine con Enzo comunque stiamo lavorando per migliorare quello che è la gestione comunque di zavorre medio-alte. Faccio un esempio, comunque un massimale di trazioni con 30 kg, si sa che comunque questi numeri alti ti danno anche un bel transfer per quanto riguarda le ripetizioni a corpo libero. Cioè, questo è ovvio. Quindi comunque a volte conviene, dato che sono più parametrabili proprio a livello di allenamento, le trazioni magari con un carico medio, appunto 25-30 kg, conviene fare legna su quel carico piuttosto che puntare a fare volumi esagerati sul corpo libero. Questo appunto secondo me è di fondamentale importanza. Ma io infatti gliel'ho richiesto, ho detto focus principale, obiettivo da raggiungere sono gli alti numeri in body weight, quindi che mi si presenti davanti un circuito X che può essere un Barbarian, come un Barbarian molto più complesso, io devo essere disposto, cioè il mio corpo deve essere pronto a farlo. Però ovviamente l'aggravante, come nell'ultima gara che c'è stata a Roma quest'estate, dove c'erano max rep di squat col peso del bilanciere del proprio body weight, quindi a caso mio era 70. Cioè, se io non avessi allenato gambe, avrei perso la categoria, quindi non posso non allenare gambe, comunque a pesi alti come pull e dips medio-alto, lo devo fare per forza, perché va poi comunque a compensare il punto di vista endurance. Ok, perfetto ragazzi, io ho finito le domande. Voglio chiedere una cosa a Matteo. Vai. Matteo, ci vedi un po' come ti stai allenando magari adesso, dato che comunque ci avevi detto che endurance non lo facevi da parecchio e comunque abbiamo visto che sei allenato da un powerlifter e stai facendo per la stragrande maggioranza del tempo powerlifting. Magari cosa hai visto di diverso tra appunto il calisthenics, endurance e il powerlifting, sensazioni, appunto? Allora, con il powerlifting ho notato che comunque la forza va allenata in modo molto specifico, bufferizzato, perché comunque appunto il sistema nervoso è fondamentale, cioè non puoi andare a sfondarti di rep con zavorre come fai con l'endurance, perché comunque richiede proprio uno sforzo specifico sia mentale che fisico per appunto poi
ogni allenamento che vai a fare nel powerlifting, che sia spinto o tirata, serve per quello successivo. Poi dipende anche dalla programmazione che vai a fare, nel senso magari metti volume medio, ci metti cioè metti volume medio, poi fai cambi, fai dei deadstop, ci metti una variante di forza. Certo. Io ovviamente sto lavorando in questo modo e comunque sono aumentato molto, cioè devo dire molto. Io ho un massimale di 120 e sono arrivato a fare, diciamo, uno squat di 100 a 160 dopo un mesetto più o meno. Quindi poi devo dire che ho anche il mio amico Giulio che è bravo, perché è bravo, e di questo sicuramente è lui che mi segue, anche perché compete anche nelle gare internazionali. Infatti ed è fortissimo, complimenti anche a lui. Grazie. Ma ti senti più vicino al mondo rispetto a quello endurance? Com'è? Tu ti senti, al momento, ti senti più vicino al powerlifting o all'endurance? Cioè io ti parlo... che ti ho visto l'ultima volta un annetto, no, quest'estate, sì. Quest'estate, tu ora che qui, cioè, ti cominci a sentire più vicino lì o più vicino a endurance? Allora, sicuramente nell'endurance posso dire che comunque avendo leve corte, essendo comunque abbastanza leggero, mi consente di farlo, diciamo, molto, cioè mi facilita questa cosa, ok? Però ho notato che anche miglioro nella forza, quindi magari nelle poche rep con tanto carico. Sicuramente mi piace, se dovessi scegliere non saprei dove andare, perché comunque mi piace, cioè mi piacciono tutti gli stimoli. Okay. Però ho notato che comunque ho rifatto un massimale, per esempio quando era 5 giorni fa ho fatto più di 55 pull up bodyweight. Volevo battere il mio PR perché era 61, ho detto cavolo, cioè, stavo quasi, comunque ho detto non lo so, il powerlifting sicuramente non è stato aumentarmi, però probabilmente sono molto più portato comunque nell'endurance o nelle skill anche, sicuramente. Ma non ci spoilerano le massimali di trazioni, per le gare future, cioè. No, però ho spoilerato solo quello che avevo già. Enzo, volevo farti un'ultima domanda, è un po', sì, diciamo, piccante, tra virgolette. Ma è vero che il tuo segreto è la pizza di provolone? A me? Certo. Ah, non avevo capito, avevo capito, ma a te? No, sì, no. Stavo rispondendo io. Alice provolone. Andi, raga. Mi raccomando, dovete rientrare in categoria, mi raccomando. Poi io sono arrivato da 5, io non mi pensavo da... 3 mesi pensavo di stare 67, 69, mi sono trovato 75, così. Vabbè, promotional. Raga, grandi tutti e due, ci vediamo sabato. Sabato, ok. Appunto, bene. Siete il primo incontro dei tre. Mm-hmm. Va bene, raga. Ciao, grazie ragazzi. Molto. Ciao, ragazzi. Grazie a voi. Ciao raga, ciao. Buonasera. Grazie soprattutto, come ho già detto prima, anche a Enzo e Matteo, grazie di aver comunque accettato di gareggiare nel breve termine, insomma, quindi sabato 27. E le gare inizieranno alle 11, come ho già detto. Possiamo subito partire con le domande e voglio partire subito con Daniele. E, io ti conosco già da tempo, insomma, ti seguo tutto quanto e so il tipo di sport che hai fatto prima, so il tipo di allenamento che stai facendo e so che hai anche la skill cardio, insomma, che per questi circuiti nella vostra categoria cioè è di fondamentale importanza, insomma, essere forte a quel punto. Quanto ti può aiutare una cosa del genere per affrontare questi circuiti? Beh, secondo me, se c'hai dalla parte abbastanza cardio, ti parlo proprio come riserva d'ossigeno, credo sia molto importante, perché se i muscoli vanno in affanno subito, come succede nell'endurance, perché comunque porti subito il muscolo sotto stress, avere una buona capacità polmonare e una buona capacità di ossigeno che ti aiuta a essere concentrato, magari riesci a accusare di meno la fatica muscolare, o perlomeno è quello che ho provato io nei giorni che ho provato il circuito, come l'ho provato anche oggi.
magari senza troppa capacità polmonare potresti rischiare di andare in stress e non riuscire a continuare. E mi è capitato spesso in passato. Quindi cioè, ti senti comunque avvantaggiato su un circuito del genere? Avvantaggiato non lo posso dire perché non conosco il mio avversario, però dalla mia parte ho una buona, credo di avere una buona arma. Ok. Matteo, tu che ci dici invece? Non ho capito. No, dico Matteo, no, vengo subito, cioè mi collego alla tua domanda, anche a te ti seguo da un bel po', cioè vedo insomma che alleni anche te altri rep, ma soprattutto ti concentri sull'allenamento, soprattutto in questo breve periodo, della forza massimale, dove vedo comunque hai i tuoi cari, insomma. Secondo te, cioè il fatto di essere forte ti può aiutare in questa tipologia di circuito, ma anche per le gare standard, cioè come le organizzeremo noi in futuro? Guarda Luca, nelle gare standard penso sia un po' diverso rispetto ai circuiti, perché comunque là abbiamo il sorteggio e quindi abbiamo dei vari esercizi. Affrontare circuiti di endurance credo sia totalmente diverso quando una persona si focalizza ad allenare la forza. Però io nei miei allenamenti, attualmente che mi seguo Antonio, in qualcuno metto alla fine un circuito di resistenza, però non basato sui pull-up e sui push-up, però mi dedico sui burpees, sui double under, sui thruster, quindi ho una buona capacità aerobica lì e con la resistenza me la cavo. Ho un buon tempo, però sono cresciuto da diversi rispetto ai circuiti di endurance, quindi non lo so. Se l'avversario fa soltanto endurance, siamo più avvantaggiati rispetto a una forza massima, però la vedo. Ok, quindi cioè io ti seguo, non sapevo che allenassi anche questa, cioè il cardio, insomma, quindi come quello che tende sempre a nascondersi lui, quella roba, insomma. Oh, ottimo. In me WOD quasi mai, però almeno due volte a settimana. Ok, ok. E quindi cioè mi collego sempre a quello che hai detto, insomma, cioè sto vedendo che ti alleni anche bene le gambe. Può essere un vantaggio appunto nella tipologia di gara standard il fatto che alleni magari tanto le gambe rispetto ai tuoi avversari, non intendo solo Daniele. Luca, per essere completo bisogna sapersi allenare bene, quindi non lo vedo nemmeno come uno svantaggio, piuttosto avere un senso di completezza può risultare più che un vantaggio alcune volte. Se riesci ad approcciare bene upper e lower, riesci ad andare bene ovunque, quindi con le gambe non hai chissà che problema. Ok, invece volevo chiedere a Daniele, insomma, mi sposto proprio un'altra tipologia di domanda, un po' più psicologica, perché cioè, so che comunque te hai fatto uno sport dove sei andato a gareggiare anche fuori. So che comunque hai fatto tante gare in Italia, soprattutto cioè a livello nazionale di calisthenics endurance. Cioè, questo può aiutarti anche dal punto di vista psicologico nell'essere più sicuro nell'affrontare un circuito del genere? Guarda, vivo io, l'ansia da prestazione in una gara ci sarà sempre, anche quando hai fatto da circuiti. Non passerà mai, però forse più gare fai e più l'esperienza ti aiuta a gestire quell'ansia, nel senso magari la prima gara c'hai l'ansia un mese prima, magari già dalla quinta gara l'ansia alla prestazione forse esce fuori quando sta iniziando la gara, però naturalmente comunque bisogna saperla gestire, perché come ho provato io l'ansia risucchia almeno più del 50% delle energie. Quindi una buona esperienza di gara può aiutare, ma fino alla fine comunque uno la tensione la sente, anche i campioni più forti accusano il pre-gara. Ok, perfetto. E invece volevo chiedere a Matteo, voi siete nella stessa categoria, ma sappiamo insomma, perché abbiamo controllato in giorni precedenti, che Daniele sta sui circa 73 kg e invece so che te stai sui 77 kg. Quanto può influire il peso su una tipologia di gara del genere? Ti faccio questa domanda, poi ti dico anche invece quanto può influire invece su una tipologia di gara standard, quindi cioè se magari ti esce uno squat, un RM, eccetera. Luca, penso che nelle gare di endurance il peso implichi molto. Che accusare un senso di importanza può portare
tempo di più dentro, anzi non mi ritirato. Quindi penso che più leggeri si è, però non eccessivamente, però più poli sulla spalla. Mentre per quanto riguarda le gare standard, penso che se uscisse un 1 RM Scoot, penso che io sarei in vantaggio con il peso. Comunque in un esercizio di spinta dove devi dare il massimo della forza, penso che il peso... Ovviamente a vantaggio l'essere, diciamo, nel limite minimo di categoria di peso, e a vantaggio anche nell'essere al limite massimo di categoria di peso. Ci sono esercizi che preferiscono lo stare più pesanti ed altri quello che preferiscono stare più leggero. Ok, voglio fare una domanda insomma a tutti e due. Nonostante il poco preavviso, ok, come vi sentite dal circuito, insomma, l'avete provato, secondo voi chi avrà la meglio? Boh, è da vedere. Sarà da vedere, quindi, però l'avete provato il circuito? Sì, abbiamo provato. Sensazioni? Facile, difficile, stancante? Io penso che per gli allenamenti che facciamo sia un circuito giusto, diciamo, né troppo né poco. Sì, ma me l'ho trovato meglio anch'io. Ok, io ho finito la domanda, Antonio, se vuoi aggiungere qualcosa dimmi pure. Raga, non lo so, se volete dire qualcosa a voi, chi vince secondo voi? Qual è la vostra sensazione? A pelle proprio. Chi vince è il più preparato. Eh sì, chi vince è il migliore, alla fine non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Matteo, volevo farti un'altra domanda. Nella tua squadra, appunto la Saiyan Academy, c'è qualche persona in particolare che vorresti sfidare? Guarda, ci sta Dori in brota. Come facesse una gara contro i... Ah, buona a sapersi, bene, bene. Raga, abbiamo finito qua. Daniele, non me l'aspettavo, ma la faccio lo stesso. Io ridendo e scherzando, nonostante a mio fratello, Power Panzi sarà il prossimo sfidante che gareggerà contro i Merlin, però nonostante secondo è molto più forte in tirata, quindi quando sarà lui il mio sfidante, se lo sarà anche per una semplice esibizione, dovrò impegnarmi molto, 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 molto. Va bene, quindi sei fiero comunque anche del tuo team, no? E io prendo spunto da tutti quanti, per chi ha punti di forza migliori dei miei e chi ne ha più deboli, ma imparo, cerco di imparare da tutti quanti ogni giorno. Va bene, a posto ragazzi, va bene così. Grazie mille a tutti e due. Ci vediamo sabato ragazzi. Ci vediamo sabato. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Io volevo iniziare con Gianfranco, una domanda insomma semplice. Io ti seguo, insomma, c'è già da tempo, hai partecipato anche a gare che ho organizzato precedentemente. Ti volevo chiedere però, dove ti senti più forte in questi tre esercizi? Cioè, in quale esercizio ti senti più forte? Allora, dato l'ultima, diciamo, gli ultimi tre mesi che comunque non ho avuto più la struttura giusta per allenare bene, i muscle up l'ho lasciati veramente andare, devo dire la verità, e pure per il fatto dei gomiti che mi fanno male, però vabbè, non è quello il punto. E i dip li ho lasciati abbastanza bene, non li ho trascurati. Sugli squat abbastanza bene, quello sì. Diciamo, la mia struttura di allenamento adesso un po' più alla powerlifter, ma per un fatto mio, perché volevo semplicemente aumentare le gambe, tutto qua. Ok, infatti ho visto che ti è lei, insomma, Matteo. Sì. È un altro sì, grande campione, insomma, un altro grande, già l'ho detto. E, appunto, mi volevo collegare a questa domanda con Marco. E anche a te, insomma, ti seguiamo da tempo. E abbiamo visto anche video dove vai di muscle up, insomma di triple con 20 kg, quindi cioè, ti senti bene, ti senti forte in questo esercizio? Allora, il muscle up sì, probabilmente è l'esercizio dove mi trovo meglio e anche quello più divertente. Se dovessi fare una scaletta sui tre esercizi, probabilmente il muscle up è quello dove mi sento più, diciamo, più forte. Poi passo ai dip, che anche in spinta, diciamo, me la cavo, e come ultimo, come tu sai, un po' le gambe, diciamo, è il punto un pochetto più carente. Però per gli altri due
dovrei essere abbastanza bene. Ok, quindi insomma, cioè, è una sfida pure bella, bella da vedere, bella equilibrata, insomma. Cioè, Flavio, magari te non vediamo parecchio ormai sui social per quanto riguarda magari il calisthenics o lo street lifting puro, ma comunque stai continuando a allenare quello che, cioè, quello che è stato il tuo inizio, tra virgolette. Sì, ho calato soltanto per un fatto di volevo aumentare la forza sotto, però diciamo che ho quasi installato perché volevo arrivare a un certo numero. Non è che voglio solamente fare powerlifting, assolutamente, perché non mi dà le stesse emozioni per lo street lifting, era solo una cosa qua. Okay. Capisco. Ora voglio fare una domanda, insomma, a entrambi. Voglio chiedervi quanto pesate in questo momento. Allora, io penso adesso sui 69, però sentito da poco il nutrizionista, ho cominciato un percorso per diciamo mettere su massa, e quindi ecco, comunque peso attuale 69-69,2, diciamo. Ok, sì. Tu Gianfranco? Io più o meno sto sui 72,5-73 da stomaco vuoto. Ok, quindi poi anche quando ci sarà un discorso di categorie, vi troverete meglio nella categoria lightweight, che è quella dai 70-77, oppure quella meno 70? Io 70-77 sicuramente. Ok, io lightweight. Anche per arrivare a quella, sì. Quindi due lightweight, ok. E appunto Gianfranco, volevo chiederti, insomma, te, io ti conosco perché tu hai partecipato a, penso, tutte le gare che io ho organizzato, e in più comunque vedendoti, cioè, ho visto che hai partecipato anche a altre gare al di fuori, quindi questo secondo te può darti comunque un aiuto a livello psicologico, il fatto di aver partecipato a più gare? Beh, sicuramente sei meno stressato mentalmente, quello sicuramente. Quello è già un fattore molto importante, secondo me, perché l'emozione ti può far giocare male o bene, dipende dal soggetto. Ciao. Però dall'altra parte c'è anche un giovane Marco, insomma, che sì. È pronto a tutto. Sì. Ok. Marco, invece nelle trazioni come te la cavi, Marco? Come? Con le gare? Con le trazioni proprio in generale. Ah, allora, con le trazioni, ma diciamo che ho fatto, allora intanto prone le gestisco meglio, anche per quanto riguarda lo stress del polso, eccetera, e diciamo che ho fatto da poco, ho fatto un 3RM con 60 kg, e quindi tanta, no, abbastanza bene, forse sono leggermente più portato in spinta, credo, però anche le trazioni mi piacciono, cioè... No, abbastanza forte, per quanto pesi. Sì, ottimo, è una bella sfida. E comunque volevo dirvi che voi siete i primi in assoluto a fare, ecco, per primi questa tipologia di gara che noi la standard, cioè, esatto. Standard, con il sorteggio dei tre esercizi, insomma, perché come sapete gli altri due eventi sono a circuito. Sicuramente, come ho già detto, insomma, in altri video ci saranno eventi a circuito, ma principalmente noi offriamo questa tipologia. Che ne pensate di questa tipologia? Prima Gianfranco, parla di... No, è bello, mi piace, perché io ho sempre ricercato la completezza, pure io, però la completezza lo sapete benissimo che è veramente difficile mantenere. Certo. È la cosa, secondo me, la cosa più difficile in assoluto. E, più che altro mantenerla. E sì, è una bella cosa. Non è sempre la classica cosa standard, qua può variare da un momento all'altro tutto, infatti è bello per questo. Benissimo. Bisogna allenare tutto, bisogna essere completi, insomma. Tu che ne pensi, Marco? Io sono d'accordo con Gianfranco, perché alla fine sono tre esercizi, quindi alla fine è completo, perché è un esercizio di spinta, tirata e gambe, quindi diciamo lo preferisco sicuramente al circuito di endurance, quindi okay. Mi piace, sì. Antonio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Qualche altra per domanda? Me è perfetto. Chi vince tra i due, raga? Vabbè, qua si sa che vinca il migliore, è classico. È così.
Vabbè, non vi conoscete, ma comunque si sente che c'è rispetto tutto quanto. Secondo me sarà anche una sfida bella da vedere proprio, cioè, combattuta. Assolutamente. Quindi dai, vi aspetto sabato, ragazzi. Ciao ragazzi. Sabato. Ciao ragazzi.